Buongiorno coltivatori e benvenuti sul canale di Orto da Coltivare. Io sono Pietro Isolan e oggi imparerò anch'io con voi una cosa nuova. Andremo a imparare una tecnica antispreco sorprendente, ovvero produrre ortaggi con gli scarti degli ortaggi stessi. Gli scarti di questi ortaggi rimettono radici e tornano a produrre. Rimanete fino alla fine per non perdervene nemmeno uno. Prima di cominciare ringraziamo Milano Green Forum che ci ha coinvolto in un percorso tematico proprio sul tema del food, del cibo. E noi abbiamo pensato a questo mini workshop sul tema del riutilizzo degli scarti. Ma cominciamo dalle basi e spieghiamo come sia possibile che rinascano nuove verdure da una cosa del genere. Un principio di base è quello che i vegetali contengono sostanze nutritive, in special modo le radici, i frutti ma anche le foglie. In questo pezzetto di carota c'è energia sufficiente a far fare nuove foglie, anche in questa bietola, anche in questo sedano. Questo è piuttosto interessante perché ce la dice lunga sulla capacità delle piante di adattarsi, anche da un pezzettino riescono a ricreare l'intera pianta. Ma bando alle ciance e cominciamo. Basterà stimolare questi pezzetti di ortaggio a riemettere le radici attraverso un po' d'acqua. Oggi vedremo due di queste tecniche, ovvero come produrre dagli scarti attraverso la calotta della pianta, come nel caso della bietola oppure della carota. Questa è la parte sopra della carota, la testa, la calotta. Oppure, come nel caso del cipollotto, delle cipolle, dell'insalata, dal fondo della pianta, ovvero andiamo a sfruttare la capacità di quello che resta della pianta di emettere radici. Bene, detta la teoria, passiamo subito alla pratica. Di cosa abbiamo bisogno? I piatti, i fondi da cucina sono perfetti perché dobbiamo mettere solo poca acqua, un paio di centimetri. Poi, naturalmente, tante belle verdure, guardate che meraviglia di colori, anche dei bicchieri per quegli ortaggi che hanno bisogno di rimanere in piedi, come il porro. E poi io ho preso un bel vassoio per contenere eventuali fughe d'acqua dai piatti, ma non è indispensabile. Naturalmente un po' d'acqua e sono andato a prendermi un po' di terriccio perché per alcuni ortaggi ho trovato scritto che si può fare anche così. Vedremo se funziona. Fra l'altro, con tutti questi colori, il fatto che facciamo crescere qualcosa che poi possiamo mangiare, doverci mettere le mani, annusare, eccetera, è un laboratorio perfetto da fare con i bambini in famiglia oppure a scuola, per cui approfittatene. Adesso andiamo a mettere a dimora nei contenitori tutti gli ortaggi. Partiamo. Cominciamo con la bieta. In un piatto ce ne staranno due, forse tre, vediamo. Non serve troppa acqua, basta che vada a coprire il fondo della piantina, quindi 2-3 cm. Troppo carino perché l'acqua si tinge di rosso, guardate un po'. Adesso tocca ai finocchi, attenzione perché la bieta produce dalla calotta, vedete? Ho lasciato il punto dove prima c'erano le foglie e quindi emetterà da qui. Il finocchio invece lo mettiamo al contrario, qui prima c'erano le radici e facciamo in questo modo, mettiamo le radici a contatto con l'acqua, aggiungiamo l'acqua. Qui siamo davvero facilitati perché i porri hanno già le loro radici, quindi basterà che assorbano l'acqua e ricomincino a vegetare. Mettiamolo nel bicchiere, aggiungiamo l'acqua fino a coprire le radici e basta. Adesso passiamo ai cipollotti. Anche qui si vede bene, questo volendo poteva finire nel sugo, invece ne ho lasciato un pochino con l'obiettivo di produrre altro cipollotto. Sempre qualche centimetro d'acqua, senza coprire la parte che dovrà vegetare, e mettiamo a riposo. Qua ne ho messi due insieme, così si tengono in piedi a vicenda. Adesso facciamo un bel piatto colorato perché ci mettiamo carote, sedani, cipolle. Ed è proprio con le cipolle che voglio fare una prova con il terriccio, perché da qualche fonte mi si dice che si può provare direttamente tenendo nel terriccio ben bagnato. Tenete conto che quello della cipolla è un caso particolare perché possiamo produrla così, col fondo tagliato, facendo produrre le radici, ma anche quelle cipolle che magari vi si sono ammollate, che hanno messo il germoglio, non sono più buone da consumare perché appunto sono troppo molli, possiamo comunque metterle a dimora col loro germoglio. Loro
vegeteranno e produrranno comunque dei cipollotti buoni da mangiare. Un'altra cosa, alcune fonti dicono che è meglio togliere la buccia, da altre parti non lo troviamo scritto. Per cui io a una l'ho tolta e a una no, vediamo che succede. E infine ci facciamo un bel piatto di insalata, mettiamo l'acqua dappertutto. A proposito di fonti, vi direte, visto che sto imparando anch'io, è la prima volta che lo faccio, da dove hai preso le informazioni? Le ho prese soprattutto in due posti, dal libro di Matteo Cereda, Mettete orti sui vostri balconi, sull'orticoltura da balcone, dove c'è una sezione dedicata proprio a questo tema qua, e dal blog Autoproduciamo di Lucia Cuffaro, esperta in autoproduzione, riuso, riciclo e sostenibilità. Allora, adesso cosa dobbiamo fare con questo bel vassoio, con questo ben di Dio? Va messo al caldo, possibilmente in casa, in un luogo ben illuminato, quindi io lo metterò vicino a una finestra dove entra luce tutto il giorno e vediamo che succede. Ragazzi, siamo al secondo giorno, guardate qua, non credevo neanche io, è veramente emozionante. I finocchi hanno messo già i germoglini, i porri hanno fatto praticamente una torre, anche le biete hanno i germogli, l'insalata qualcosina si vede, le carote anche, insomma c'è tutto che si muove, per cui direi che va bene. Adesso cambiamo l'acqua, mi raccomando, ogni due giorni va cambiato l'acqua. Ecco fatto, e adesso si riparte, li rimetto in casa per altri due giorni, vediamo che succede. Ragazzi, siamo al giorno 4 e guardate che meraviglia, sta spuntando tutto, è partito ogni ben di Dio veramente. Le carote sono partite, le cipolle, l'insalata ancora devo capire che succede, ma qua mi sembra ci sia qualche fogliolina che parte. La bietola benissimo. I porri e i cipollotti, uno spettacolo. Quindi andiamo avanti, cambio l'acqua e vediamo fra un paio di giorni come siamo messi. E allora eccoci qua, è passata quasi una settimana e io direi che qualche risultato l'abbiamo visto. Cambiamo l'acqua e io direi che possiamo buttare quegli ortaggi che davvero non hanno prodotto niente, questa bietola. Allora, vediamo verdura per verdura. I finocchi hanno dei bei germogli che stanno crescendo. Il cipollotto anche. Il porro è quello più spettacolare, sta esplodendo praticamente. Sono curioso però di vedere davvero cosa riuscirà a fare. Anche quest'altro porro, a posto. Le biete rosse hanno messo delle belle foglioline che stanno un po' stentando, ma sono vive, stanno comunque avanzando. L'insalata ha qualche fogliolina che sembra accennare a crescere, anche se ancora non sono sicuro. I sedani hanno germogliato, le carote anche e la cipolla anche. La cosa interessante di questa cipolla è vedere se effettivamente ha fatto uscire delle radici. E sì, le ha fatte uscire. Mi interessa questo perché facciamo il confronto con le cipolle che avevamo messo nei vasi. Questa ha fatto due germogli e ha le radici, eccole qua. Oh, speriamo di non avergli dato troppo fastidio. E questa anche, addirittura l'ho vista sollevarsi grazie al lavoro che facevano le radici. Ed eccole qua. Quindi io direi che possiamo dire che al momento la cosa ha funzionato. E allora che dire, non mi rimane che cambiare l'acqua ogni due giorni e aspettare altri 15 giorni, diciamo. Da dire che, come ho già accennato, questo laboratorio è davvero adatto da fare con i bambini, in famiglia o nelle scuole. Ha un'esplosione di colori, di movimento, di cose che si possono spiegare. Rimanete collegati perché ci faremo sicuramente qualche altro contenuto su questo tema. Per cui, se vi sono rimaste domande, fatele nei commenti e ci vediamo alla prossima. Buone coltivazioni a tutti, anche dagli scarti. Ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale per non perderlo.